Si è svolto presso il ristorante Il Mulino di Montesilvano domenica 18 dicembre il Vernissage 2012 dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Natura Abruzzo Passione Ciclismo, team impegnato nell'attività ciclistica amatoriale all'interno dell'ente di promozione sportiva UISP, Unione Italiana Sport per Tutti. Hanno fatto gli onori di casa il presidente Fiore Pantaleo, il responsabile del settore tecnico e pubbliche relazioni Carlo Maricucci e il team manager Maurizio Pantaleo. Oltre 80 gli ospiti della serata. Presenti, oltre a tutto lo staff del team Natura Abruzzo, gli sponsor, i familiari, le donne e gli amici degli atleti. Nel corso della serata, Maurizio Pantaleo ha proceduto ad illustrare l'attività svolta dal gruppo sportivo nel corso del 2011, annata che ha visto protagonisti come punte di diamante Stefano Borghese e Felice Di Marini. Maurizio ha poi proceduto alla presentazione della formazione allestita per l'attività sportiva 2012, che risulta così composta. Per quanto riguarda lo staff dirigenziale, presidente De Fiore Pantaleo, vicepresidente ed atleta Matteo Bugano, settore tecnico e pubbliche relazioni Carlo Maricucci, team manager e atleta Maurizio Pantaleo. Gli atleti chiamati a difendere i colori bianco-verdi del team Natura Abruzzo Passione Ciclismo, oltre ai già citati Matteo Bugano e Maurizio Pantaleo, sono Stefano Borghese, Antonio Lagonese, Nicola Marcone, Felice Di Marino, Domenico Di Bucchianico, Dario Di Sciascio, Marco Pesolillo, Matteo Antomarchi, Pietro Lerario, Livio Di Tizio, Ennio De Cola, Antonio Aielli e Donato D'Alessandro. L'altro è Felice, come intendiamo di qua? Perfetto. Allora, io qua c'ho scritto che voi siete i vincitori delle quattro gare. Sì, ma pare così c'è scritto. E mi dicono se volete fare uno dei due, chi è di voi due che parla di più? Chi è che parla? Secondo me la faccia di quello che parla di più c'era lui. Vabbè, no, l'ho sentito che parla, di solito parla. Dato che avete fame, sarò breve, quindi buonasera a tutti e un augurio a tutti i ciclisti per questa stagione che verrà. Io con le parole, sapete, ci faccio veramente un vivo ringraziamento è stato rivolto anche agli atleti uscenti, Antonio Livona, Marco Sciarra, Chiara Ciuffini, Francesco Ciuffini, Alessandro Consorte e Marco Palmello. Particolarmente ammirate nel corso della serata sono state le nuove divise e le nuove bici, tutte personalizzate con i colori bianco-verde della squadra. Durante la squisita cena, tra una portata e l'altra, un bicchiere e l'altro, si è proceduto anche al sorteggio della lotteria di autofinanziamento. Tanti premi in palio, tra cui un viaggio e soggiorno per due persone in Grecia o Croazia, un televisore LCD e due weekend per due persone presso l'hotel Il Camerlengo di Fara San Martino. 2900. La serata si è conclusa con il taglio della torta da parte di un impacciato Maurizio, che evidentemente non si era preparato per questo adempimento ed un augurare brindisi finale. Rivolgiamo un sincero ad maiora a tutto lo staff dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Natura Abruzzo per la perfetta organizzazione di questo evento e soprattutto per la promozione sportiva amatoriale che da anni porta avanti con grande passione. Sharon!